Buonasera ragazze, bentornate sul mio canale YouTube. Questa sera, innanzitutto sullo sfondo, voglio mostrarvi quella bellissima immagine, secondo me, che è la mia quarta face chart, quindi la mia quarta realizzazione di un trucco su carta. E è stato ovviamente fatto integralmente a mano. Il make-up che ho utilizzato, se siete curiose, lo potrò descrivere tranquillamente nell'info box, anzi fatemi sapere se volete sapere di che si tratta. Ovviamente, trattandosi di un blog, nel mio caso, che si chiama Make-up Occhi Verdi, non poteva essere che un make-up realizzato su una fanciulla che, come vedete, ha due splendidi occhi verdi. Ma andiamo al mio video odierno. Questo video odierno è relativo a una collaborazione, a una bella sorpresa che ho ricevuto oggi. Oggi, tornando a casa in tarda serata, ho trovato questa bella bustina. Ho subito intuito che fosse relativa a qualche azienda che mi aveva scritto, per cui ho provveduto con grande ansia e con grande gioia ad aprirla. Vediamo che cosa ho trovato all'interno. All'interno, innanzitutto, ho trovato una bella lettera, che veramente mi ha fatto piacere. La lettera è su carta intestata ed è su carta intestata Only Bio. Che cosa dice? Leggiamolo insieme. Ciao Francesca, complimenti per il tuo blog, siamo molto contenti del tuo contatto e di iniziare una collaborazione con te. Ti ricordiamo che sul nostro sito www.onlybio.it potrai trovare tutte le informazioni sui prodotti che trattiamo con descrizioni, ingredienti e modo d'uso. La lettera continua, ovviamente mi illustra un pochino il contenuto di quello che sarà la nostra collaborazione a titolo ovviamente del tutto gratuito, solo per il piacere di scambiarci opinioni su quello che è la nostra passione comune. Mi augurano buon lavoro, mi rimandano appresso lo staff Libio. E questa è la lettera, ripeto, mi ha fatto molto molto piacere, anche un modo molto serio e professionale di presentarsi. Dopodiché andiamo alla cosa più simpatica. Questa è la bustina, come vi dicevo, vi metto qui, diciamo, il suo contenuto e andiamo a vedere adesso insieme di che si tratta. Vediamo se non voglio fare danni perché, come intuite, sono vicino alla telecamera. Bene, questo è il contenuto. Vediamo però brevemente nuovamente chi è Olibio. Onlybio è un sito web, quindi trattasi di un vero e proprio e-commerce, tutto dedicato al bio, dove potrete trovare prodotti viso, corpo, mani, solari per uomo, donna e bambino esclusivamente bio. E io sul mio iPod ovviamente sono andata subito a rivedere il sito nel quale, diciamo, in passato avevo messo i miei dati, non immaginando che avremmo iniziato questa bella collaborazione, per cui sono andato a vederlo e anzi subito vi faccio vedere che per ordini in generale e informazioni questo è il numero di telefono che loro suggeriscono di utilizzare. Come vedete qui su in alto sono descritte ed elencate tutte quelle che sono le certificazioni possedute, ma andiamo a quella che per me è la parte più interessante. Ovviamente, scorrendo su questo canale, la cosa più interessante che secondo me potete reperire è quello che è l'elenco dei produttori. Vi faccio vedere, ovviamente ve lo leggo per facilitarvi un pochino, perché comunque quando si è con la telecamera c'è sempre qualche difficoltà. Ecco l'elenco dei produttori, alcuni sono molto famosi, alcuni per me meno, ed ecco perché questa collaborazione è interessante. Nell'ordine abbiamo Alchemilla, Argital, Ava Laboratorium, Bema Cosmetici, Bio2You, BioArt Essere, BioArt, Domus Olea, Esprit Eco, Green Energy Organics, Herb Sardinia, Idea Toscana, scorro lentamente ovviamente, Gialla Cosmetics, La Saponaria, Laboratories Be Well, Le Fate della Terra, Martini, Maternatura, Montalto, Naturado in Provence, Pura Vida al Cenero, Sainte Nature Cosmetics e Simplemont Argan. Spero di averli pronunciati ovviamente tutti correttamente per cominciare. Comunque, queste sono quindi le case produttrici che potete trovare su questo sito.
Ripeto, state tranquille perché sul mio blog nei prossimi giorni, molto per esteso, vi parlerò di questi prodotti che mi hanno mandato e della natura di questo sito. Questo è solo un video anteprima che io realizzo per condividere con voi la gioia di questo piccolo regalino che mi è arrivato stasera. Allora, andiamo ai tester. Il primo tester che mi è giunto è questo. Vediamo se la macchina lo mette a fuoco. Mi sembra di sì. Trattasi di un latte corpo di pura vita bio. Trattasi di cosmesi attiva con lisati vegetali e vediamo cosa dice il tester, non so se si legge, ma comunque cerco di dirvi quello che leggo. Trattasi di un latte corpo, diciamo nickel tested, dermatologicamente testato, che non contiene né parabeni, né glutine, né conservanti. Qui sulla destra, importante ricordarlo, c'è il logo Stop Animal Testing. Ripeto, di questo latte corpo vi dirò sicuramente come mi trovo nei prossimi giorni sul blog. Dopodiché sono stata molto contenta in quanto ho ricevuto questi due tester di una casa che io ancora non ho avuto il piacere di testare. Aspettate perché ne vedo uno, ma in verità nella bustina ne avevo visto un secondo. Infatti sì, perdonate, era rimasto nella bustina, ecco qua. Quindi il secondo test, la seconda coppia di tester è di BioArt Luma. Cosa mi hanno mandato? Mi hanno mandato sulla sinistra, vedete, una crema mani, come indicato qui, e sulla destra una crema contorno occhi. Questi due tester sono a base di bava di lumaca. Avete visto che io in passato ho recensito già sul mio blog Elicina, quindi mi fa piacere provare diciamo, dei prodotti che siano ancora a base di bava di lumaca, in modo tale che io possa fare anche delle differenze. Brevemente vediamo che cosa dice questo tester sul retro. Si parla di una raffinata formula, leggo con voi, ad alto tenore di estratto di bava di lumaca al 78%, consigliata per mani segnate dal tempo, secche e screpolate. Oltre ai principi attivi naturalmente presenti nella bava di lumaca, questa crema contiene estratti botanici biologici, xilitolo, vitamine e bisabololo e non unge. È una crema perdonatemi, dermatologicamente testata. Vi dirò indubbiamente come mi trovo. Trattasi di un tester, lo vedete qua, di 3 ml. Andiamo poi al secondo, appunto, tester. In questo caso si tratta di una crema contorno occhi, anche qui a base di bava di lumaca al 78%, microfiltrato e purificato, quindi estratto di bava di lumaca, microfiltrato e purificato di origine italiana. Acido ialuronico e selezione di estratti botanici biologici. È una crema senza profumo, anch'essa ovviamente dermatologicamente testata. Si applica una quantità di prodotto sulla pelle e si massaggia leggermente. Anche in questo caso abbiamo 3 ml di prodotto. Anche di questa vi farò sapere ovviamente come mi trovo. Dopodiché mi hanno mandato, sempre di BioArt, sì, si pronuncia, un'altra crema contorno occhi, ma questa volta all'olio crudo biologico di Rosa Moschetta. E vedete qui c'è scritto Vegan Formula, trattasi di una crema bioprotettiva, ancora un tester da 3 ml, vediamo cosa si dice qui in alto. Formula ecobiologica per la delicata zona del contorno occhi a base di olio crudo di Rosa Moschetta. La modalità d'uso è la seguente: si applica la crema al mattino e alla sera con un leggero massaggio, dermatologicamente testata. Anche di questa, vi ripeto, nel mio blog indubbiamente vi parlerò. Dopodiché mi hanno mandato per i capelli questo shampoo rinforzante e rivitalizzante della Bema Bio. Sempre un tester, vediamo da questo mi sembra un pochino più grande, non riesco a trovare da quanti millilitri sia, ma al momento è poco importante. Come vedete qui si dice stimola e rinforza il tessuto connettivo del capello, utile per contrastarne la caduta, meno 51%, protegge i tessuti epiteliali, svolge un'azione generale di rafforzamento alle radici dei capelli favorendone la crescita, più 32%, corposità e volume. Questo mi interessa molto perché per i capelli ancora non avevo provato mai nulla di bio, io poi tengo molto ai miei bei riccioli, quindi sicuramente lo testerò con piacere. Ed infine gli ultimi due tester, andiamo a vedere. Trattasi di crema di una crema, vediamo se è la stessa, di una crema viso della Eco Bio idratante e perdonatemi, sì, crema Eco Bio nutriente della Bema e
Sono creme per il viso, vediamo che cosa si dice. Il tester, eccolo qui. Vediamo se la camera lo mette a fuoco. Trattasi di un preparato specifico per peli che necessitano di una particolare azione nutritiva. Previene la disidratazione, la disquamazione e l'ispessimento dello strato, scusatemi, corneo, grazie al suo contenuto ricco di burro di karité, olio di oliva biologico e ginseng. Rende la pelle elastica e vellutata, rigonfia le rughette dovute alla disidratazione, ricreando una carnagione risplendente. Bene, anche qui c'è scritto, non so se lo riuscite a vedere, lo avvicino un pochino, Nickel and Cobalt Tested, quindi testato sia per verificare l'assenza di nickel che di cobalto. E ecco qui, ovviamente sulla sinistra, anche riferimenti dell'azienda produttrice www.bemacosmetici.net con telefono e quant'altro. Anche di questi vi parlerò diffusamente sul mio blog. Per cui ragazze, questo era solo un video anteprima, vi consiglio di continuare a seguirmi e di verificare il link al mio blog, magari iscrivendovi, è dedicato tutto al beauty e alla bellezza, al mio Instagram, dedicato alla beauty, bellezza e perché no, qualche volta ai capi di alta moda, al mio Twitter e alla mia pagina Facebook. Ciao ragazze, alla prossima recensione o video anteprima o video review, continuate a seguirmi, un caro abbraccio e buona serata a tutte, ciao!